Buongiorno e buon giovedì 18 di novembre. Il sole splende quest'oggi su TV2000. Speriamo splenda anche nelle vostre case. Sicuramente splende nel nostro studio con Antonella. Buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti quanti voi. Una bellissima mattinata da vivere insieme. Ma poi ci sarà il nostro Augusto Tocci che ci porterà proprio all'interno dei boschi. A tempo di funghi, capiremo quali useremo oggi. Che bella mattina che stiamo vivendo insieme, fatta di musica, fatta di viaggi. Vogliamo andare proprio all'interno del bosco. Lo avete visto collegato con noi, il nostro gnomo del bosco, Augusto Tocci. Buongiorno. Antonella, buongiorno, come state? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tutto tu come bene, va, Augusto? Diciamo? Io vado a funghi e quindi oggi ho preso il gruppo dei funghi neri. Però ricordate, i funghi bisogna conoscerli, altrimenti si rischia di rizzare le gambe. Quindi, diciamo, mi raccomando, se siete agronomi come Augusto che conosce i funghi, potete trovare nei boschi in questo periodo i nerini e le trombette dei morti, due tipologie di funghi un po' particolari. Faccele vedere, Augusto. Eccole. Vediamo se riusciamo a sentirti. Oh, e queste sono le trombette dei morti. Trombette dei morti, faccele vedere bene, perché si chiama? Eccole qua. Senti Augusto, noi con te oggi faremo una ricetta, giusto? Ma ne faremo anche due se volete, perché questi funghi sono veramente straordinari. Servono per mille usi, ma la cosa più importante è che sono funghi che si conservano facilmente. Si conservano come? Si conservano perché si possono essiccare. Guarda, queste sono le trombette di morti essiccate. Ma come le hai essiccate, Augusto? Ah, io l'ho essiccato davanti al caminetto, ma oggi sono disponibili anche gli essiccatori familiari, però davanti al caminetto vengono fuori in questo modo. Questi invece sono i nerini che sono stati essiccati in un modo diverso, ho fatto una specie di corona e questo è quello che facevano una volta le nostre nonne perché li conservavano per l'inverno per adoperarli specialmente per il condimento della polenta. Questi sono i nerini essiccati, queste le trombette dei morti che io prendo e le metto nel macinino di una volta. Guarda come faccio, le metto qui dentro, chiudo e comincio a girare. Nel frattempo noi stiamo vedendo le immagini di come si trovano, dove si raccolgono, dove tu le raccogli le trombette dei morti. Mi raccomando, attenzione invece, se non state attenti e non conoscete i funghi, come ci insegna Augusto, invece delle trombette dei morti trovate morti senza trombette. Quindi bisogna averci un po' di pratica, ecco. Sicuramente questo è importante, e l'importante è sapere che questi funghi difficilmente si confondono, perché neri come questi ci sono solo le trombette dei morti. Perfetto. Hai detto, Augusto, che tu li hai tritati, giusto? Prima li ho essiccati, poi li ho macinati nel macinino che la nonna teneva fra le gambe e che poi, intanto che macinava, recitava il Santo Rosario. E questo cassettino che io ho tirato fuori lo vado a buttare, guarda, sembra una stupidaggine, direttamente sopra gli spaghetti. Cioè ci fa il condimento direttamente sullo spaghetto fatto ed è pronto lo spaghetto in pratica. Guarda, come se fosse del parmigiano grattugiato. Questo è, gli spaghetti sono caldi, i funghi leggermente si cuociono e viene fuori un piatto veramente da far leccare i baffi. Ma questo lo dobbiamo provare, Antonella. Ma immaginati di avere un po' di... Quanto si conservano i funghi, così vediamo regolarci quanto tempo abbiamo per fare questo piatto? Ma in questo modo li può conservare anche per anni. Ad ogni modo, se venite, io ve ne regalo un sacchetto, uno all'Antonella e uno a Giacomo. Oh. Di questo
E ne regali anche uno alla Magda, se no ci rimane male la nostra autrice. Naturalmente stavo per dire, quando venite a prenderli voi, me ne porterete un pizzico anche alla Magda, va bene? Va bene, Augusto. Oh. Senti, ma l'ultima cosa al volo, questo sarà il tuo pranzo di oggi, perché così ci mettiamo tranquilli? Sicuramente, io oggi mangio questi spaghetti e poi mangio queste uova sode con questi nerini essiccati che ho fatto rinvenire un pochino sopra un goccio di olio in un tegamino, eventualmente aggiungendoci un po' d'aglio. Quindi funghi brutti, come dice il mio amico Bernabini, brutti ma altrettanto buoni, e quindi sono veramente versatili. Per tutte le stagioni, per tutti i gusti e per tutti i palati. Augusto, grazie, grazie per averci accompagnato in questo. Ci abbiamo il profumo di funghi addosso e guarda, beh, secondo me ce lo mangiamo anche oggi con Antonella. Oh, assolutamente sì. Concludiamo con questo. Lo sapete come si chiamano questi? Il tartufo dei poveri. Ecco. Ma sono poveri ricchi, perché sono ricchi di gusto e perché fanno piacere a tutti quanti. Grazie Augusto, alla prossima. Voi, arrivederci alla prossima. Buona giornata e buoni spaghetti naturalmente. E io mi sposto, Antonella, perché è tempo di saluti. Sì, abbiamo giusto un minutino per darvi l'appuntamento puntuali domani mattina di buon mattino, cioè alle 7.30. Una mattinata ricchissima da vivere insieme. Tornerà in questo studio il Cardinal Ravasi. Con lui faremo veramente un viaggio all'interno della vita di Gesù. Una biografia di Gesù che ci porta a capire come i vari evangelisti ci raccontano proprio questo fondamento della nostra fede.